Ho sempre avuto un grande interesse per la moda, sin da quando ero piccolino. Non so cosa mi affascinasse di quel mondo. Però era apprezzare il bello, apprezzare la creatività, apprezzare la diversità, anche di quello che ero io nel mio piccolo paesino. Vedere sui giornali queste fotografie di moda per me era un sogno, no? Non sapevo se in quel sogno io volessi essere un fotografo, volessi essere un modello, volessi essere... non lo so. Però mi piaceva quel mondo lì. Forse la mia fotografia è sincera. Per me sincerità è rappresentare quello che ho davanti nel modo più diretto possibile, più vero, più... limpido. Sono Giampaolo Sgura, faccio il fotografo, vivo di moda e la fotografia è... Pronto? Giampi, ciao, sono Fabio D'Amato, ti disturbo? Ciao, mi stanno facendo un'intervista, è urgente? Fra quanto finiamo, ragazzi? Allora, una cosa, spiegali un po' tutto il progetto. Certo. Digli comunque che per me lui è un idolo e quindi io vorrei cercare di portare a casa una foto che sia iconica di lui. A me di dove gioca non mi interessa, tra virgolette, capito? È lui che conta in questo scatto, lo deve capire. No, ma secondo me lui caratterialmente, io conosco da tanti, tanti anni, lui è... si lascia guidare e soprattutto riconosce il talento dall'altra parte. Quindi speriamo. Per cui no, sono tanti, è uno tanti che, è uno che ha gusto. Personaggi mi hanno detto sì, così no. PR poi arrivano sul set e hanno delle stronze. No, bene. Lui è tranquillo, lui è giocherellone. Ok. Sono delle sue gambe, spero non siano giganti. Così anche questa parte su di lui non mi piace. Facciamo una cosa, spostiamo qua, liberiamoci un po' lo studio. Allora, ti tolgo questo di mezzo. Non riesco a star con le mani in mano sul set. Se posso dare una mano ai miei assistenti, se posso dare una mano allo styling, se posso dare una mano al set designer. Mi piace star dentro il set. Facciamo una... Outfit, ma comunque devi ricordare. Sì. Ah, ma cammina bene. Ciao. Lui è Giampaolo. Buongiorno, come stai? Bene, te? Beh, tu stai bene col ginocchio? Sì, tranquillo. Credevo che non riuscissi proprio a camminare, stai camminando perfettamente. Hai visto? Ah, mi ha fatto preoccupare. No, devo fare attenzione comunque. Cammino bene, però... Dimmi un po' il tema. Il tema sei tu. Ma sono io, ok. Ma facciamo tutto qua dentro? Tutto qua dentro, sì. Okay. Easy. Cioè, io voglio fare principalmente delle foto tue, dove venga fuori tu. Ci penso io allora. Ecco, infatti, già ho capito. Okay. Allora, io vado un po', io faccio, mi muovo. Vai. Poi cambiamo, ti chiedo un po' di cose da fare. Bella. A volte mi piace stravolgere un indumento e dargli un senso che in realtà non è il suo. Allora, con questo gioco che fai così, bellissimo, wow, stupendo. Wow. Guarda questa, apri gli occhi. Wow. È interessante vedere stravolto il ruolo di qualcosa. No, è bella. Fare degli accostamenti sbagliati, perché siamo sempre abituati a vedere la perfezione, quindi l'errore a volte ti permette di riflettere. Io vorrei
portare a casa nella mia testa 3-4 foto con questa gestualità di questa maglia, però sempre con questa attitudine che stai facendo adesso, che è un po' bossy, che mi piace, eh? No sweet, stronzo. Vai di più, Andrew. Sono bellissime le spalle così. Wow, sì. Mettila in testa. In testa? Tipo... Non so, prova come se vuoi fare un bandana in testa. Guardami così, guardami in occhio. Boh, apriamo la mostra così. L'idea di questa mostra nasce dal voler mettere assieme modelle, calciatori, attori, cantanti, è tutto un quasi un insalatone di bellezza. Il challenge è proprio quello. Tupac fa. Quel mondo lì. Vai. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie, grazie. Pogba l'ho conosciuto sul set. Mi è piaciuto il suo lasciarsi andare. Si ha accettato di fare tutto quello che gli chiedevo. Ha un grande carisma, si vede dalla sua fisicità, la sua postura, l'attitudine. È un superstar. Che bomba, ragazzi. Ci sono altri sportivi che sono invece insicuri, quindi devi dirigerli, li devi accompagnare. Non è facile stare davanti a una macchina fotografica e sentirsi bene, no? Ciao! Ciao, ciao Paolo, Nicolò. Ciao Paolo. Come va? Bene. Sei allenato? Sì. Sei stanco? No. Bravo. Beh. Quanti anni hai? 13? 20. Piccolissimo allora. Wow, c'è una faccia stupenda. Grazie. Sei fotogenico. Allora, ti faremo un po' di look, eh? Ti faremo un look con un tuxedo super elegante, super smart. Okay. Poi facciamo una parte con questa di Adidas Original. Okay. E poi alcune con la maglia. Okay. Vediamo, poi sul set proviamo un po' di cose. Ti dico io cosa devi fare, tu stai tranquillo. L'abbigliamento sportivo per me, proprio per il fatto che è una divisa, un uniforme, è un feticcio fashion. Io quando avevo 20 anni, andavo all'università, mi mettevo la maglia della Juve con i jeans e sul bomber perché mi faceva figo. Non c'aveva un pantaloncino dell'Adidas? C'è quelli che c'ha addosso, però è blu. Che non mi dispiacerebbe fare il tuxedo con sotto il bermuda con le strisce. Bianco e nero, tutte e due. Tutte e due portami, dai. È bello mischiare questi pezzi di uniformi sportive con altri items di moda, no? Hola. Dove stai? Sei qua. Ah. Con i capelli, secondo te, non è meglio tipo un po' più mosso? Sì, se ora li spostiamo sul set. Ah, okay. Tu sul set non ti accorgerai cosa succede. Ah, ok. Ti anche se fai delle spazzolate strane che ti tiri i capelli così e poi una volta che lo fai guardi su, eh? Vai. Togliti il pantalone e mettiti lo shorts. Così facciamo bermuda e giacca, capito? Ok. Esagera, spruzza l'acca, falli proprio una... Eccolo così, togliti. Perché mi piaceva questa l'idea di questo personaggio pazzo vestito così. Bello. Fammi una linguaccia. Bella. Ingrandisci la faccia. Bellissima. Fagioli è come un fiore che sboccia. Un piccolo bocciolo che è arrivato con tutti i capelli raccolti, piccolino, educato, come uno schoolboy. Ok, mettiamo su questa maglietta bianca, gliela tagliamo addosso. Direi che è figo che Adidas sarà felicissimo. Dirà, finalmente qualcuno interpreta ste magliette, certo. Le facciamo da 100 anni. Mani in tasca. Direi io che ce l'ho. Grazie mille. Grazie a te. Scherzo. È stato bello proprio vedere in quei 40-50 minuti di scatti, vedere la sua evoluzione, la sua confidenza, la sua personalità venir fuori. E dopo, quando si vedeva anche lui sul monitor, quasi non ci credeva, no? Ad essere così fotogenico. Vai, fai qua. Te la faccio io? La faccio meglio. Ma
Questa mia mamma magari no, però... Digli, mamma, guarda che figo che sono. Con questa mostra racconto il mio lavoro. È un grande editing tra tanti diversi shooting fatti in questo passato e scegliere, come dire, quelli a cui sono più affezionato, però che siano collegabili come una catena tra di loro. Quasi una catena fatta di diverse pietre. Una pietra piccola, una pietra grande, una preziosa. Quindi è come democratizzare tutti questi soggetti. L'ispirazione per me è una continua ricerca. Camminando per strada, osservando gente che lavora, gente che balla, gente che mangia. Cioè la vita quotidiana in generale mi ispira. Però tante volte faccio ricerca su vecchi libri fotografici, anche quotidiani, libri di storia, cioè non necessariamente in libri di moda o di fotografia. Perché a volte piccoli spunti che trovi in dei giornali che non hanno niente a che fare con la moda sono proprio il là per l'inizio di quel tipo di ricerca. Bello anche questo, eh? Day wear, questo bello. Questo stupendo. Secondo me poi è da provare. Certo. Poi magari arriva e non gli entra niente, non lo so. Ecco. Io, cioè, mi immagino più geometrico. Geometria, sì, sì. Perciò la geometria, il bianco e il nero è perfetto. Sì. Beh, Luca, ti lascia anche quella, sì, per favore. Sì. Buongiorno! Com'è? Giampa? Come stai? Piacere, saluto su tutto. Bello, benvenuto. Grazie mille. Parli benissimo italiano? Benissimo, non lo so, però vai. Buongiorno. Wow, gigante. Però è super fit. No, no. Dentro la giacca, Ci immaginavamo fossi più... ancora più spalla. Dietro, dietro. No, entro tutto. Sì, sì. Però io farei una cosa, vuoi bere un caffè? Sì, per favore, che sto dormendo in macchina. Ok, così facciamo un piccolo fitting giù, così vediamo anche le cose che ti piacciono, dove ti senti comfortable. Vabbè. Il fotografo, il soggetto, il cliente, il collaboratore, il truccatore, il parrucchiere. Questo è il loro Tutti piano. Apportano qualcosa per far sì che la fotografia abbia un buon risultato. Questa naturalezza che si percepisce sul set, poi traspare nelle fotografie. Guardami. Hollywood. Bello così, bellissimo. Con Vlahovic è stato un processo differente da quello che mi aspettavo. Quando ho proposto al direttore di Icon di fotografarlo, ero eccitatissimo di fare questo progetto. Capo, Giuliano! Guardiamo, vieni. Qua è bello. Questa è bella. Questa è molto bella. Qua è figo. Molto prete, tutto chiuso. Beh, qua sarà chiuso, poi lo facciamo più sexy col jeans. Guarda. Quando poi l'ho conosciuto, ho avuto più difficoltà nel fotografarlo, perché lui è molto severo, è molto preciso, ha i suoi modi di fare, che sono così... militareschi quasi, no? Quindi era abbastanza difficile chiedergli di fare determinate cose. Sapevo che era fotogenico. Beh, ci vuole la copertina però, Mi metti il logo Icon alla, sì, alla 4? Copertina, cioè una bomba così, raga. Sì. Wow! Super fashion, Con la copertina ricercavo più un Vlahovic di Hollywood. Mi manca la pistola. Cioè volevo estrapolare quella bellezza dal solito modo in cui si vede un calciatore, che lo vedi sempre con la maglia dell'allenamento, con la divisa in campo. E l'ho voluto fare come se fosse un... Wow, ce l'abbiamo, stupenda. Un attore di Hollywood. Questa è bellissima.
Cosa dici? Logo Icon qua. Questo è bellissimo, mi piace molto. 7, 8, 9. Dopo la prima mezz'ora che ho visto che il suo atteggiamento, il suo comportamento erano così, quasi un misto tra religioso e militare. L'abbiamo vestito in un certo modo e lui giustamente quando lo mettevi con una maglia nera, un pantalone lungo, largo, fermo, fai plic e la foto era perfetta. Anche questo. Stai da Dio vestito così, eh? Dovresti stare sempre vestito così. Questa la voglio io, invece. No, ma da regalare ai nipoti, eh? Sì, sì. Giulio, questi sono tutti gli scatti selezionati, vero? Sì. Il primo step di questa mostra è editare e quindi scegliere tutti i soggetti che fanno parte di questo concetto. Allora, iniziamo così, facciamo il percorso così, che è più semplice. Poi si disegna lo spazio espositivo. Io ho creato un piccolo layout che mi permetteva di alleggerire un po' il montare la mostra. Allora, questo è il primo angolo, no? Cioè tu entri di qua e poi si blocca qua. Questa è l'ultima foto. Dopodiché c'è un secondo editing dove si screma un po' la quantità per dare il messaggio ancora più forte. Luis? Ma fra quanto arrivi? Ok, dai, che c'è da fare qui? Guarda che figo. Bellissimo. Banderas. Un pazzo. Quando abbiamo fatto sta foto, eravamo a Malaga, mi fa preparati. Dico, ma cosa stai facendo? Preparati, preparati. A un certo punto vedo che apre il balcone della camera da letto, si lancia e si tuffa in piscina. E io non l'ho fotografato, cioè non avevo capito. E quindi lui mi fa da dentro la piscina, ce l'hai? Dico, no. Ciao, ciao. Qua. Susan. Wow. Arnold e Patrick, suo figlio, mi ricordo che lui era così. E mi faceva, come on, come on. Perché voleva far vedere il bicimile a tutti i costi. Fa parte del mio lavoro. Sempre voler un po' controllare il tutto. Allora, in pratica, vedete questi pannelli? Ogni pannello è la base di una foto. Qua viene il bar, si entra di là, si fa la mostra e poi si entra alla festa. Che secondo me psicologicamente è una cosa brutta, essere un po' un control freak. Poi la riposiziono io. Chi vuoi aprire, Irina o Adriana Lima? Ryan Gosling dovrà trovarsi una nuova strada. Roby, sposta per favore questa qua al centro, questa qui di Giselle, metti la centrale qui. Però è quello che a me dà sempre un po' più soddisfazione. Spero non venga scambiata con megalomania o egocentrismo. Ho un dubbio. Dammi Orlando Bloom e mettilo qua. Bello scoprire una piccola quando c'è la curva. Quando si parla del mio lavoro, io so cosa sto facendo e cosa voglio che gli altri percepiscano. Quindi ci tengo che un allestimento, che un layout, una scelta fotografica sia come l'ho pensata io dall'inizio. Finale? Quando io sono sul set la mia timidezza non c'è, perché sto facendo una cosa bella, sono con il mio team, sono eccitato del lavoro che vado a fare. Quando sono osservato, quando mi metti dall'altra parte
della telecamera, lì sono timido. Super timido, infatti mi vedi. Una mostra evento così è un grande orgoglio, perché è bellissimo vedere in un unico percorso 20 anni della mia carriera in modo atemporale ma allo stesso tempo conseguenziale. Dai. Che bello qua. Ecco, da qua inizia. E tante non le hai mai viste. Questa mostra rappresenta anche un po' l'affermarsi di una visione. Ora, dopo questi 20 anni, ho capito in realtà ciò che è Giampaolo. Ciò che mi piace di più e ciò su cui voglio lavorare di più.